Spy Family Code White. È finalmente arrivato anche nei nostri cinema italiani il film di Spy Family. Onestamente, da grande amante di Spy Family, avendo amato il manga, ho amato anche l'anime, ovviamente non potevo perdermi assolutamente questo film. E grazie a Crunchyroll possiamo vederlo sia in giapponese con i sottotitoli, ma anche in italiano. La domanda sorge spontanea: è stato un buon film? Vale la pena andare a guardarlo? E soprattutto, Wit Studio è riuscita a mantenere la fedeltà di Spy Family con tutto quello che ogni volta gli episodi oppure i capitoli del manga riescono a donare? Ma ovviamente, prima di parlare di questo film, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a commentarmi su Code White. So dai, e lasciatelo sto like per Spy Family, per il bellissimo Spy Family, e anche per la mia voce, per le mie corde vocali, che purtroppo per qualche motivo oscuro, dopo che sono uscito dal cinema, praticamente mi è venuto un mal di gola tremendo, tuttora ce l'ho, mannaggia a me. E spero domani di guarire, aiuto per favore. Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi date, ma ora parliamo di Code White. Mi piacerebbe fare due piccole premesse prima di parlare di questo film, perché effettivamente sono tanto importanti. Numero 1. Il film non è canonico, non c'entra per nulla con la storia originale del manga o anche dell'anime. E di conseguenza, se uno non lo vuole guardare, può anche non farlo, perché non ci sarà nessun problema. E in secondis, il film può vederlo chiunque. Ma cosa voglio intendere? Perché nel guardarlo, soprattutto all'inizio, ho notato una cosa molto importante: che si fa un grande riassunto di tutto quello che è Spy Family. A livello di spoiler, nella realtà dei fatti non c'è quasi nulla, tranne il fatto che entra Bond nella famiglia, ma escluso quello non c'è nient'altro di spoiler. Anya dovrà prendere una stella tramite una prova di cucina e Lloyd, purtroppo per lui, gli stanno per togliere l'Operation Strix. Non volendosi arrendere, vorrà fare questo viaggio per cercare la Mary Mary, un dolce amato dal preside che sarà il giudice della prova. Purtroppo per loro non riusciranno a mangiarlo, avranno vari problemi, ci saranno varie vicissitudini, fino a quando Anya, avendo mangiato un cioccolato che non doveva mangiare, verrà rapita, perché in questo cioccolato c'è un microfilm che può scatenare la guerra tra est e ovest. Lloyd e Yoro cercheranno di salvarla e vivranno tutti e quattro felici e contenti. Questo film l'ho davvero tanto apprezzato, perché ci sono tanti elementi in questo film che mi hanno fatto dire: wow, questo è Spy Family. Parliamo dei quattro personaggi e ovviamente, come potrei non partire con la mia preferita, Anya. Anya è un personaggio davvero meraviglioso, con la sua allegria, con le sue battute, i suoi modi di fare. Anya strappa sempre delle risate al pubblico, delle risate innocenti, perché davvero molto spesso sono innocenti, dettate dal fatto che lei è comunque una bambina piccola e certe volte interpreta molto male le cose. Come ho detto nel riassunto, lei ha mangiato questo microfilm, a una certa la rapiranno, e il capo, il cattivone finale di questo film, cosa dirà ai due scagnozzi? Fatela cagare! Non sto scherzando, praticamente lei deve cagare, così il microfilm che ha mangiato gli esce tramite la merda. E il punto è che lei in quel momento, proprio quando gli diranno questa cosa qua, deve cagare, deve andare in bagno a cagare, e starà per minuti su minuti su minuti su minuti a cercare di resistere a non cagare. E davvero, a una certa arriverà il dio della cacca. Sembra una bestemmia, ma per favore, credetemi, arriverà una certa, il dio della cacca cambierà totalmente, totalmente lo stile di disegno. Ci sarà un trip mentale praticamente. Anya si droga, è come se si fosse drogata in quel momento. Un trip mentale dove il dio della cacca l'accompagna nel cesso. Passiamo a Yor. Anche Yor è un personaggio che nel corso della serie è un gran personaggio, fa tante cose dannatamente impossibili, ma soprattutto si vede come Yor, ovviamente come anche Anya, Lloyd e così via, questi tre personaggi cercano pian piano di diventare sempre più una famiglia bella, reale e coesa, per quanto ovviamente non lo vogliono fare direttamente, ma lo fanno molto indirettamente. E ovviamente questo concetto di famiglia verrà tremendamente distrutto dal fatto che lei vede Lloyd
e Nightfaller, in questo momento non mi ricordo che nome c'è il personaggio, però è il nome in codice, che gli sembra da lontano si siano dati un bacio. Ovviamente lei non capirà che è la sua collega di lavoro. E il punto però è che per tutto il film, anzi quasi tutto il film, tipo per due terzi del film, ogni volta avrà questa ansia, questo peso del oh mio Dio, mi sta tradendo, vabbè ma è normale, noi non siamo una vera famiglia. E per giunta quelle tre puttane che lavorano con lei, quelle tre puttane maledette davvero, gli creeranno un sacco di problemi in testa. Ah, ma il tuo marito ti tradisce perché fa dei viaggi di lavoro. Ah, ma cambia i suoi modi di vestire perché si adattano a quello della moglie, anzi a quello dell'amante. E ti fa i regalini perché hai sensi di colpa. Poi avvengono tutte queste tre cose, per quanto in maniera molto strana, perché realmente parlando non si possono collegare al tradimento. Però purtroppo c'è da dire che Yoro è un personaggio tanto innocente, tanto ingenuo, pure lei. Su Lloyd c'è poco da dire in realtà, perché lui farà semplicemente il padre di famiglia, cercherà di essere sempre coerente come spia e come padre per l'appunto. Anche lui è un personaggio che ci tiene molto a questa famiglia, ha cercato di fare ogni cosa possibile e immaginabile Lloyd per recuperare Anya, per recuperare questo elemento che gli serviva per fare la Mary Mary. E l'importante tutto sommato è che l'Operation Strix è stata salvata. Bond, il cagnolone, ma quanto è bello Bond, quanto mi piacerebbe averlo qua davanti, accarezzarlo, abbracciarlo, è troppo bello Bond. Però bisogna anche dire una cosa, Bond è stato un bel personaggio, pure nel film è stato un bel personaggio che l'abbiamo portato praticamente per buona parte del film, ha avuto le sue belle parti, però c'è anche da dire che in tutta la parte finale, per tipo mezz'ora del film, è stato completamente assente. Però è un'assenza giustificata, perché sapete com'è? Farlo salire sull'aereo per poi andare nel velivolo gigante e non è che era una cosa tanto fattibile, quindi lo capisco. Wit Studio ha fatto davvero un ottimissimo lavoro con questo film. I disegni, le animazioni, la storia e anzi, piccola parentesi che voglio aprire, dubito che la storia stessa l'abbia fatta Tatsuya Endo, anche perché se uno va a vedersi i trailer o comunque cerca online, no, per quello che ho trovato io online, non c'è scritto che la storia l'ha fatta lui, quindi probabilmente l'ha fatta qualcuno di Wit Studio e poi il carissimo Tatsuya Endo gli ha dato l'approvazione. Però scusa questa parentesi della storia, che come ho già detto a me la storia è tanto piaciuta, mi ha tanto divertito. I disegni e le animazioni di Spy Family Code White, per quanto per buona parte del film, quindi diciamo un'oretta e trenta del film, sono stati normali, nella norma, disegni e animazioni buone ma che non superavano certi livelli, arrivati verso gli ultimi 20 minuti circa. Quindi quando parliamo di Yoro contro il Cyborg e Lloyd contro Snyder, o sempre per citare la cosa di prima, la parte della cacca che ha uno stile di disegno completamente diverso, praticamente il lavoro lì è stato fatto magistralmente benissimo. E anche la parte finale dopo i combattimenti e tutto il resto, però non vi dirò altro perché non voglio spoilerare chissà quanto. Se dovessi dargli un voto a questo film, e vi ricordo è un voto a caldo, l'ho visto al cinema ieri sera, praticamente non so passare neanche 24 ore, e può essere anche che sono di parte perché io Spy Family lo adoro alla follia, lo adoro, e se dovessi quindi dargli un voto, forse gli darei un 8 pieno. Effettivamente io me lo sono goduto dall'inizio alla fine. Ma ora tocca a voi, quindi datemi un voto al film, ditemi in generale cosa ne pensate, se è valsa la pena spendere questi soldi per andare al cinema o se aspetterete che arrivi su Crunchyroll, perché sicuramente nei prossimi mesi arriverà anche su Crunchyroll. E ovviamente oltre al commentino un like e un'iscrizione se non siete iscritti, perché credetemi, per fare questo video ci ho messo l'ira di Dio, ho dovuto fare 100 milioni di tagli, sono sicuro che io arriverò in editing e ora in una scritta confermerò che ho fatto 100 milioni di tagli. Ma ora vi saluto e alla prossima!